Salve a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi rievochiamo, ripercorriamo un evento sportivo che ha scritto la storia del calcio italiano, Italia-Brasile 3-2, mondiali dell'82, con l'Italia che alla fine conquisterà il titolo di campioni del mondo. Abbiamo intervistato uno dei protagonisti di quell'impresa, Fulvio Collovati, difensore lombardo che era in campo quel giorno contro il Brasile. Ascoltiamolo. Tutti oggi rievocano quel grande match. Se tu chiudi gli occhi, qual è il primo ricordo che ti viene in mente? Beh, il fischio finale dell'arbitro è quello, perché è stata una partita epica, una partita storica. E tu tieni presente che abbiamo giocato contro, secondo me, uno dei Brasili più forti di tutti i tempi. E la parata di Zoff, per esempio, a 5 minuti dalla fine è stata un po' l'emblema di quella partita, e quando l'arbitro fischiò la fine, per noi fu una liberazione, anche se ci annullarono un gol di Antonioni che era validissimo, però fu una liberazione. Però ricordati una cosa, ti dico, quella partita ci consacrò campioni del mondo, perché è da quella partita che subentrò in noi la consapevolezza. Rispondi, Paolo Rossi. Mi emoziono ancora, guarda, perché Paolo alla mia età era un ragazzo, vedi, dico ancora è, perché per noi è ancora presente, noi quando ci vediamo, eppure non l'ha fatto mai pesare nessuno, ha avuto la fiducia di un allenatore che ha creduto in lui fino in fondo, ma ci abbiamo creduto anche noi, e devo dire che è stato l'artefice, voglio far capire alla gente che ha fatto 6 gol bellissime a quelle meno belle per 2. Sportivamente è una cosa triste, molto triste, ma è frutto di tutto ciò che abbiamo seminato. Cioè, parliamoci chiaro, bisogna dirlo, non tenerlo in mezzo ai denti, bisogna dirlo, e tu sai che io vado in televisione, esprimo opinioni, è frutto di ciò che abbiamo seminato a livello giovanile, a livello educativo, a livello formativo, abbiamo trascurato i settori giovanili e ci ritroviamo squadre piene di stranieri, ripeto, nulla contro gli stranieri, però ci sono pochi italiani. E proprio a Fulvio Collovati e più in generale a tutti i calciatori che facevano parte di quella nazionale, la Regione Lombardia con il presidente Fontana ha fatto pervenire e ha voluto anche lo stesso governatore, insieme ad Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo sport, rievocare quella grandissima vittoria di 40 anni fa. Al grande stopper dei tempi d'oro del Milan e della Nazionale, ancora un ringraziamento a lui e a tutti i suoi compagni. Furono delle emozioni assolutamente incredibili. Io, a nome di tutti i miei compagni, non posso far altro che ringraziare il presidente Fontana di questo splendido regalo, e so che è un grande tifoso perché l'ho anche incontrato. Rosso-nero, l'ho anche festeggiato quest'anno. Lo scudetto del Milan, meritatissimo, un grande scudetto, e lo ringrazio a nome dei miei compagni veramente, e niente, speriamo di riprenderci, so che ha fatto una bellissima intervista, riprenderci quelle soddisfazioni che abbiamo perso da un po' di tempo a livello nazionale. La vittoria col Brasile ci fece capire che potevamo vincere il Mondiale, come poi vincemmo, anche perché sembrava quel gironcino con Argentina e Brasile impossibile da superare. Invece fu un miracolo, fu una partita veramente meravigliosa, fu una partita nella quale soffrimmo perché i capovolgimenti furono continui e a un certo punto sembrava, nonostante stessimo giocando bene, che non ce l'avremmo fatta. Fu una gioia irrefrenabile. Sì. E un po' controvoglia, devo essere sincero, perché gareggiavo in canoa, insomma mi piaceva stare e ad allenarmi in canottieri, e i miei genitori, insieme a tutti i miei fratelli, insomma sono il quinto di 5 figli, ci avevano portato al mare e lì seguivo le partite della nazionale e giocavo ovviamente da questi eroi. Nazionale. Bene, da Palazzo Lombardia è tutto, a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Arrivederci.